Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video dove andremo, o proprio andrò, a parlare del primo deck che ho montato della nuova espansione o dell'extra espansione, dell'extra collection 4 e partiamo con il clan più mormoriato di questa collezione, perché è un casino, ha rovinato veramente tanti piani, soprattutto per il commercio, ma anche per il gioco, perché ha fatto alzare i prezzi assai, e lo dico da venditore più da giocatore. Anche a me è dispiaciuto fare certi prezzi che non sono della mia vena. Quindi stiamo parlando del triangolo delle Bermuda. Visto che io sono anti-Salvini, non faccio né white né black, il mio mazzetto è sia black sia white. Della Juventus, No, no, Udinese, no, Udinese, Ascoli, sì, Ascoli. no, Anzi, anzi, anzi. Un anzi, problema che abbiamo sempre avuto noi casertani, la nostra squadra di basket, una delle squadre la Juve, sì, la Juve caserta. Caserta. Purtroppo è stata una macchia che noi l'abbiamo, io e tutti i napoletani l'abbiamo sempre chiamata Pepsi Caserta, perché il nostro sponsor è quasi sempre stata la Pepsi. Però purtroppo è Juve Caserta, però Juve perché? Perché vuol dire gioventù. E Caserta è la nostra città. Solo per questo, quello vuol dire Juventus, non è altro. Che poi è una squadra di ladri è un'altra cosa. Però, Io no, se no apriamo un mi mondo. astengo a fare Lo so battute, già quindi va bene. il dislike, tutto perché. Però io rispetto a tutti, rispetto a tutti. Il mio mazzetto è nero e bianco. Black e white. Come l'ho montato questo black e white? Con le carte, secondo me, più forti del triangolo Bermuda di questa espansione, eccole qua. Merrow ed Raid. Merrow. Mirror e Mir right. Right è comunque right. Right. No, in realtà è Allora, una. Riato dovrebbe essere Right. quello. Vabbè, tanto chi sta guardando il video sicuramente è più esperto di noi e ce lo dirà nel commento dicendomi che Rit. sono un abbo. Grazie mille. Prima di iniziare questo video e questa tech profile, vi dico di mettere like, condivisione. Tanto non vi costa niente, iscrizione, levate la campanella, però supportatemi. Grazie mille, vi voglio bene. Tanto vi voglio bene sempre. Di che cosa andiamo a parlare? Di una carta, ho montato una carta forte. Questa è, diciamo, quella forte e questa è quella che aiuta, perché è la Black Ride. La Black che fa? Il limite break 4, ovviamente, quando convochiamo una nostra unità su questo sul nostro Vanguard fino alla fine turno prende più 10.000. Poi possiamo girare uno. Quando questa unità attacca un Vanguard possiamo pagare il suo costo. Se lo facciamo, facciamo ritornare tutte le nostre retroguardie in mano e poi schierare due triangoli Bermute dalla nostra mano in retroguardie diversi. Durante il nostro turno, se il numero delle retroguardie, triangolo Bermuda, è 4 superiore, lei prende più 2.000. Allora, gli diamo quindi più 10.000 e ci ritornano le carte in mano. Lei che cosa fa? Fortissima. Fortissima perché una delle abilità più forti di Vanguard è quella di risvegliare il Vanguard, ovviamente. Perciò attacchiamo col più 10.000, poi paghiamo 2. Alla fine della battaglia in cui questa unità attaccato un Vanguard, possiamo scegliere due carte con duo nel loro nome dalla tua mano e scartarle. Se tutte le carte scartate hanno lo stesso nome, paghiamo il costo. Che cosa facciamo? Lo ristendiamo e prende anche un più 3.000. Ovviamente questa unità non può essere usata più di una volta per turno. In più, quando questa unità attacca un Vanguard, possiamo pagare il costo, cioè staccare uno dall'anima. Se lo facciamo, scegliamo una delle nostre retroguardie con duo e farla ritornare nella mano. Quindi questa abilità, diciamo, non ci serve nel turno della break. Più avanti ci servirà. Per la sua abilità monteremo quasi il 4 per di ogni carta
e andiamo a vedere da cosa viene supportata. Monto 4 tames. Va bene qua, Fra? Ah, Sì, c'è questo è tutto il tutto, tema. ok. Allora, monto 4 tames. Che cosa fa? È un 8000 G2. Quando questa unità viene fatta ritornare alla nostra mano da una retroguardia, se abbiamo un Vanguard con duo, possiamo scegliere fino a 3. Oh, paghiamo il costo e peschiamo una carta. Poi possiamo scegliere tre carte chiamate Tames, duo castello blu marino dalla nostra mano, rivelarle. Se è rivelato tre carte uguali, scegliamo una carta della zona danni e la giriamo in faccia in su. Quindi non solo ci fa pescare con uno, possiamo anche ristappare quel danno. 4 Rone. Rone che cosa fa? Giriamo un danno con duo nel nome. Quando l'attacco di questa unità colpisce un Vanguard, se abbiamo un Vanguard, Triangolo e Bermude, possiamo pagare il costo. Se lo facciamo, scegliamo un'altra delle nostre retroguardie e la facciamo ritornare in mano. Cerchiamo nel nostro mazzo fino a una carta con lo stesso nome di quella unità, rivelarla al nostro avversario e rimischiare il deck. Questa ci serve per andare a cercare le copie della carta che ci serve per le varie combo, sia per lei, sia per il G1 e soprattutto per la nostra rate. E infine i tre bittoni da 12.000, che sono tre perché dovrebbero solo attaccare, sono le nostre pedine sacrificabili. Invece loro le dovremmo sempre avere in mano, rigiocarle, riprendere e attivare le varie skill. Andiamo avanti con uno dei G1 più forti di questo triangolo delle Bermuda. Si chiama Yarmouk, duo prismo. Quando un'altra delle tue unità, Triangolo delle Bermude, viene fatta ritornare in mano da una retroguardia, questa unità prende più 3000. Lei diventa grossissima. È il Bruno, o è quelle carte, diciamo, di determinati clan che quando attivano certe skill prendono più 3000. Perciò, se facciamo ritornare 4 unità, 4 retroguardie in mano, lei prende più 12.000. Diventa un supporto da 18. Se supporta, fortissima. Veramente una comune con i fiocchi. Poi 4 Peace, che fa il nostro G1 da 6.000. Quando questa unità viene fatta ritornare in mano da una retroguardia, se abbiamo un Vanguard con duo, peschiamo una carta, cioè la stessa di Tames. Poi, se abbiamo rivelato tre carte con lo stesso nome, giriamo il danno a faccia in su, uguale. Visto che giriamo tanti danni, ho voluto montare due cura, che però non cura. È il G1 da 5000, che quando lo schieriamo in retroguardia, stacchiamo due dall'anima e giriamo due danni a faccia in su, che ci servono per le varie skill, e ovviamente 4 PG con duo nel nome. Aria, bellissima. Come avete visto, ho cercato veramente di fare bianco e nero. Anche se sì, i Vanguard sono tutti white, sì. No, è black. Ah, lei lo sai, Sì, sembrava. quella Sì, l'ho di ieri, fatto cioè apposta, quella del sì. video di Grazie cui stiamo parlando. mille per il supporto al video, ho visto che è andato benissimo. 8 critici, 4 pescate e 4 cure. Allora, le pescate non le ho volute mettere duo, ho voluto mettere quella che quando va nell'anima è dell'Extra Collection 2, che cos'è? Sì, dell'Extra Collection 2, che la possiamo mettere. Ah no, allora non è lei, ok, allora no, ho sbagliato, pensavo che quella quando si mette nell'anima. Invece di queste andate a mettere le. Aspettate, raga. Mi hanno consigliato male. Comunque andate a mettere le duo con. Cioè le pescate con duo nel nome. C'è cioè, un raccoglitore. Mi scoccio andare a prendere. Dopo cazzeo il ragazzo che mi ha consigliato, non faccio nomi. Qualcuno se lo immagina, però non faccio nomi. G0 da 4000. Ho voluto montare. Il G0 che ci fa guardare, ci fa cercare il G3, perché noi vorremmo fare break e poi la nostra fortissima rate.
a rete. Oh, detto questo, spero che vi sia piaciuto il video. Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima Tech Profile, perché ne farò tante di questa extra collection. Mi piacciono strega e poi le promo nuove. Grazie per la visione. Ciao.